Buonasera e benvenuti alla cerimonia di giuramento dei sottosegretari di Stato del 64° Governo della Repubblica Italiana. Oggi 29 dicembre 2016, davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Paolo Gentiloni, alla presenza del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Maria Elena Boschi, e del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, consigliere Paolo Aquilanti, prestano giuramento i sottosegretari di Stato nominati in data odierna. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi, legge l'elenco dei sottosegretari assegnati ai vari ministeri. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'onorevole dottoressa Maria Teresa Amici, l'onorevole Gian Claudio Bressa, l'onorevole dottor Sandro Gozzi, il senatore Luciano Pizzetti e l'onorevole dottor Angelo Rughetti. Per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, l'onorevole Vincenzo Amendola, il senatore dottor Benedetto Della Vedova e il dottor Mario Giro. Per l'interno, l'onorevole dottor Giampiero Bocci, il senatore dottor Filippo Bubbico e il dottor Domenico Manzione. Per la giustizia, la senatrice Federica Chiavaroli, il dottor Cosimo Maria Ferri e l'onorevole dottor Gennaro Migliore. Per la difesa, l'onorevole dottor Gioacchino Alfano, l'onorevole dottor Domenico Rossi. Per l'economia e le finanze, l'onorevole Pierpaolo Baretta, l'onorevole dottor Luigi Casero, l'onorevole dottoressa Paola De Micheli e il dottor Enrico Morando. Per lo sviluppo economico, l'onorevole Teresa Bellanova, il senatore dottor Antonio Gentile, l'onorevole Antonello Giacomelli e l'onorevole dottor Ivan Scalfarotto. Per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'onorevole Giuseppe Castiglione e il senatore professor Andrea Olivero. Per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, la signora Barbara Degani e l'onorevole dottoressa Silvia Velo. Per le infrastrutture e i trasporti, il senatore Riccardo Nencini e la senatrice dottoressa Simona Vicari. Per il lavoro e le politiche sociali, l'onorevole Franca Biondelli, l'onorevole dottor Luigi Bobba e il senatore dottor Massimo Cassano. Per l'istruzione, l'università e la ricerca, il dottor Vito De Filippo, la senatrice Angela Donghia, il dottor Gabriele Toccafondi. Per i beni e le attività culturali e il turismo, l'onorevole dottoressa Dorina Bianchi, l'onorevole dottoressa Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua Buitoni, l'onorevole dottor Antimo Cesaro. Per la salute, l'onorevole Davide Faraone. Nel pomeriggio ha già giurato l'onorevole Umberto Del Basso De Caro alle infrastrutture e trasporti. Il sottosegretario di Stato dà ora lettura della formula di giuramento che ciascuno dei sottosegretari sarà chiamato a sottoscrivere. Al termine della lettura i sottosegretari sono invitati a dichiarare tutti insieme lo giuro. Allora do lettura della formula di giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie, potete accomodarvi. I signori sottosegretari che saranno ora chiamati singolarmente innanzi al Presidente del Consiglio sottoscriveranno il verbale di giuramento. Onorevole Maria Teresa Amici, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Dottor Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla Giustizia.
c'è bisogno in questo momento di un Paese che può contare su un governo e su istituzioni solide. Grazie, auguri davvero a tutti di buon anno e di un buon 2017. Auguri.